ricordi, tradizione, senso di comunità. Tutti questi valori ogni anno vengono rievocati dall'antica battitura di Castiglion Fibocchi, un modo per riappropriarsi di un sano passato, per farlo conoscere ai più giovani e che racconta molto della nostra storia. Era un momento di aggregazione grandissimo. Certamente che questo era, come dire, un momento importantissimo per il mondo contadino, o meglio dire per la civiltà contadina, perché era un insieme di tradizioni, un insieme di avvenimenti che avvenivano in quel modo. Ma la battitura era, diciamo così, una delle parti più importanti, perché avveniva in un momento dove praticamente si raccoglieva il frutto di tutto un anno e con il quale, con quel frutto, ci dovevi campare un anno intero. Noi dobbiamo avere rispetto però per questo passato, perché è un passato di sacrifici, ma senza quei sacrifici non ci sarebbe neanche il presente e probabilmente neanche il futuro. Della battitura erano queste, sì, la mietitura naturalmente del grano, poi questo grano veniva raccolto in covoni, i covoni poi venivano portati in un'aia, l'aia veniva tutta ripulita e si aspettava il giorno in cui arrivava la trebbiatrice. La trebbiatrice di solito era azionata, come in questo caso, da un motore a testa calda, che poteva essere un Landini, un Bubba o un Orsi, in questo caso noi abbiamo un Orsi. Veniva piazzata la trebbiatrice in linea con il trattore e con la scala o la pressa. Una volta fatto questo, poi diventava come una specie di film dove le persone che azionavano quella battitura, ognuno faceva la sua parte ed era ben coordinato con gli altri, perché non doveva sbagliare niente nessuno. Quindi il pagliaio, il grano, la manna che veniva buttata, il macchinista che imboccava. Quindi era come un film dove c'era un regista, ma che il regista non ce n'era bisogno, perché ciascuno sapeva fare la sua parte. In quei momenti le donne e i bambini stavano ad assistere e poi le donne nel frattempo preparavano grandi momenti di cibo. E questa era la parte più importante, diciamo così, perché era il momento in cui tutti si ritrovavano insieme. Devo dire la verità, ad azionare la macchina, a lavorare difficilmente erano più di 20 persone, ma a mangiare c'era 50, anche 60 persone, perché era un momento di aggregazione importantissimo e veniva preparato un pranzo o una cena con quello che il contadino faceva. L'oscio, che era un animale da cortile che poteva sfamare una tavolata intera di persone. Ecco, l'oscio era il re di questo pranzo. E quindi venivano fatti 2 o 3 osci arrosto con patate novelle che venivano tolte dal terreno in quel momento. E poi, insieme a questo, poi c'erano i maccheroni, anche questi fatti in casa con il sugo d'oscio. Era tutto fatto in casa, ma era veramente grandissimo, tant'è vero che anche l'Accademia Italiana della Cucina si sta interessando per portarlo agli onori proprio dell'Accademia, in questi pranzi delle battiture. Senta, e per finire, l'inizio di tutto questo era la famosa campana. La famosa campana o la sirena, che veniva azionata. Ora lo vedremo, anzi facciamolo subito. Andrea, sirena, siccome stiamo finendo questa dimostrazione di battitura, così ora si sente proprio dal vivo la sirena che veniva azionata all'inizio della battitura e alla fine. Ora qui siamo alla fine e quindi sentiamo la sirena che sta ad annunciare che la battitura è finita.
e l'antica battitura è anche buon cibo, il buon cibo tipico di Castiglion Fibocchi, degustato come al solito in una partecipatissima cena. Siamo con il giovane sindaco di Castiglion Fibocchi, Marco Ermini, e in queste feste della tradizione contadina, e ecco, come ti senti te? Perché essendo giovane probabilmente non le hai vissute quando effettivamente c'erano. Assolutamente, io mi sento, posso dire, a casa, perché anche se sono giovane però vengo da una famiglia contadina che c'ha la terra e ho vissuto con i nonni, e vedere questa sera tanti ragazzi che rievocano una tradizione, una voglia, una tradizione di Castiglione, una tradizione contadina, la battitura, per me è una grande emozione, ma credo che sia un'emozione per tutti i castiglionesi. Questa sera abbiamo visto dei giovani dell'Ottava Torre collaborare con delle associazioni storiche di Castiglioni come la CAMAE, come la Proloco, come la Protezione Civile. Per noi è una grande emozione e una grande soddisfazione questa sera. Quindi nel, diciamo, governare questo paese tu terrai sempre conto di queste manifestazioni e quindi anche di queste tradizioni? Assolutamente, assolutamente, perché bisogna partire dalle nostre origini, dalle nostre tradizioni, bisogna rivalorizzare la nostra terra, i nostri valori, i nostri principi, i nostri fondamenti, perché sono la base da dove poter ricostruire una società sana, concreta, basata su dei valori, non solo su dei slogan e su solo delle chiacchiere. Dobbiamo partire dalle nostre tradizioni, dai nostri valori. Ora arrivano le torce per calcolo della vita, fino al mattino.